Amici sportivi e amanti del motorismo toscano e non solo, questa sera, come vi avevo annunciato nella scorsa puntata, abbiamo con noi un ospite di peso, non tanto vedendolo a livello di chilogrammi, ma soprattutto per i titoli vinti. Ecco che all'apertura delle telecamere appare Simone Fagioli. Ciao, salve a tutti. Dunque, Simone è qui dall'alto dei suoi 22 titoli, pensate, 12 italiani e 10 europei. Il decimo è stato vinto quest'anno con una gara in Slovenia, perché ha partecipato maggiormente al campionato europeo di salita della velocità in montagna, e ha così battuto i 9 titoli di Mauro Nesti, il leggendario pilota della provincia di Pistoia, dalla montagna pistoiese, che si era fermato a 9 e che Simone aveva eguagliato l'anno scorso. Innanzitutto, ecco, Mauro cos'è stato per te? Ma sicuramente è stato il mio idolo, diciamo, no? Chi è che non conosce Mauro Nesti? È conosciuto in tutto il motorsport perché prima di tutto era un gran personaggio. E il mondo delle salite, diciamo che se è un po' conosciuto, è soprattutto anche grazie a lui, perché si faceva rispettare, ha vinto una marea di titoli ed è sempre stato un grande pilota, correndo in tutte le specialità. Bene, tu sei al 20° anno di corse. Ecco, mi dicevi a telecamere spente che tu hai conosciuto Mauro perché praticamente lui correva quando correva tuo padre. Sì. Mio padre è corso nello stesso periodo di Mauro e c'è stato un periodo in cui Mauro proprio faceva anche l'assistenza a mio padre alla sua macchina, quindi da lì sono diventati amici e poi ci siamo ritrovati. Poi quando io ho iniziato, lui era un po' il momento che stava quasi smettendo e insomma mi ha dato dei gran bei consigli, ecco. Poi sentire parlare lui era sempre un piacere. Eh sì, allora i consigli. Allora adesso a questo punto ti faccio due domande che ci sono arrivate tramite due mail da due nostri telespettatori, perché appunto, avendo accennato che tu eri oggi nostro ospite, ci hanno scritto alcune mail. Sono di due persone in due paesi della Toscana abbastanza distanti fra loro. Uno è Luca da Rufina e mi ha scritto, te la riassumo, quest'anno ho assistito per la prima volta alla corsa della Consuma e mi sono innamorato di questa specialità, però trovo difficoltà a trovare delle news nei social. Come mai? Ma secondo me perché non cercano il punto giusto, dai. Ormai di social ce ne sono tanti da seguire. Esistono secondo te? Puoi dare degli indirizzi particolari a Luca? Sì, ora nel caso della Consuma ci sono sia sui siti ufficiali dell'Asci Sport, possono seguire, e anche su Crono Salite, salite storiche, su internet, cioè vari social, il Tornante, sono tanti indirizzi dove si possono trovare tutte le informazioni delle gare che vengono affrontate. Bene Luca, da buon sedicenne, quindi non ancora patentato, tu continua ad appassionarti a questa specialità che in Toscana ha molte gare, soprattutto tanti piloti, e chissà mai che magari fra un paio d'anni, anzi tre perché ci vuole un anno di patente, quando prenderai la tua prima licenza potrai al limite impratichirti anche con questi social che ti ha consigliato Simone e vedere se magari un futuro ce l'avrai in questa bellissima specialità. La seconda invece viene da Piero da Arezzo, se non sbaglio in provincia di Arezzo c'è un'altra gara che è lo Spino. Sì. Ecco, anche se sono ambedue corse che si corrono con vetture storiche, se non sbaglio, non più con le moderne. Sì, anche lo Spino da 2 anni mi sembra sia passato al lato storico, ci sono anche 30 moderne che partecipano insieme, però il campionato principale è lato storico. Questo Piero invece va molto giù in maniera molto più semplice e dice: ma caro Simone, ma non è che ogni anno ripetendo le stesse gare ti vengono a noia? Ah, sicuro, però sai, ogni anno, ogni gara è un'avventura a sé, cambiano gli avversari, cambiano le previsioni meteo, cambiano le macchine,
le gomme lì, quindi ogni gara, ogni anno nascono nuovi stimoli, nuova voglia di affrontare anche la stessa gara per vedere se si è migliorato o peggiorato il tempo, per vedere se si riesce ad abbassare il record dell'anno prima, quindi tutti gli anni hai voglia di migliorare e fare meglio sulla gara stessa. Senti, poi qui mi hai servito una domanda su un piatto d'argento. Quando tu sei detentore del tuo record e magari l'anno dopo o dopo due anni riesci ad abbassarlo, cosa provi sinceramente, magari nella calma del tuo, quando sei concentrato o cose di questo genere, oppure mentre stai aspettando di scendere tutti in fila, come spesso come succede dopo la gara? No, è soddisfazione, perché dietro alla mia guida, al mio record, c'è sempre un lavoro di un grande team, di una squadra, della Norma, della Maxicar, della Pirelli che fornisce le gomme, quindi quando riesci a abbassare un record è frutto di un lavoro di squadra, di team importante, e anche per me che ho guidato bene, quindi è grande soddisfazione. La cosa bella di questa specialità, un po' come i rally, è che sono specialità che dove non esiste il confronto diretto con gli avversari, perché ognuno parte al suo minuto e come tale ha come unico riferimento il cronometro, questo giudice implacabile che definisce immediatamente se vai veloce oppure se sei andato più piano. La realtà è, ti mancherebbe o non hai mai provato il desiderio di fare qualche gara in pista, o se ti manca questo contatto ravvicinato con i tuoi avversari? Ma diciamo che qualcosa in pista ho fatto, pochissimo, e sono due cose un po' diverse, ecco. Di là in pista puoi calcolare, puoi ragionare come affrontare la gara, qui hai giro secco della qualifica in pista, per capirsi, no? Quindi dove devi dare il massimo senza sbagliare, se sbagli paghi, perché il cronometro non perdona. Vero. Sono due cose un po' diverse. A livello adrenalinico, secondo me la salita è molto più alto, perché si può rischiare di uscire e vie di fuga non ci sono, quindi andare forte, non sbagliare, e poi il tempo ti dà ragione. In questo devo essere sincero, ha fatto scalpore la dichiarazione di Alberto Sabatini, ex direttore di Autosprint, che quest'anno è stato invitato alla salita di Gubbio, e come tale non si ricordava che questa specialità è una specialità dove in pochissimo tempo bisogna dare tutto, per cui è veramente come ha detto lui, bisogna dare il cuore anche di più. È una cosa, ecco, per un giovane, credi che i giovani dal giorno d'oggi sono abituati a questi stress? Ma sicuramente chi ha passione per questo sport è abituato, perché quando si arriva a correre in macchina, prima si è fatto altri tipi di sport, come può essere le moto, il kart, roba del genere, quindi uno che ha passione per questo sport arriverà abituato, però diciamo che la tensione e tutto quello che viene durante la gara, anche il cuore tiri fuori, perché anche domenica io ho fatto prima manche in Croazia, ero avanti 3 decimi e sapevo che la seconda bisognava riniziare da capo, se era fatto niente, e addirittura ho perso la gara per somma ai tempi per 3 decimi e mezzo, 4 decimi, quindi quando sono andato sulla seconda manche ho dato tutto quello che potevo dare, perché sapevo che era una gara che si lottava a decimi, e così è andata, però a favore di Christian, però va bene così, le gare sono queste. Appunto, Christian Merli, trentino, è stato il tuo grande rivale quest'anno nella lotta per il titolo continentale. Poco prima della tua vittoria in Slovenia, nella gara di Bistrica, eravate in parità. 5 gare le aveva vinte lui e 5 gare le avevi vinte tu. Oltretutto tu con una bellissima prova nell'unica gara italiana, la Trento Bondone, dove avevi fatto il record, anche lì, nuovo record del percorso. Dopo un fatto tecnico si è messo di mezzo e ha un attimino così giocato a tuo favore. Esistono o fa parte del gioco? Diciamo, la sfortuna è qualcosa di imponderabile che c'è nell'aria e ogni tanto colpisce, oppure è così, magari è stato fatto
il 99,5%, ma lo 0,5% ha influito. Le gare sono così, guarda, è capitato a me anche nel 2009, prima di una gara dove lottavo il campionato italiano, che ho avuto un problema al cambio, si pensava di ripararlo, in pochissimo tempo non siamo riusciti a ripararlo e non sono partito per la gara. Quindi a volte si fa di tutto per andare bene prima di avere problemi, però non si riesce. Lì in Slovenia avevamo fatto la prima manche di gara, ero avanti io un secondo e quattro, avevo un bel vantaggio. Cercavamo tutti e due di vincere il proprio gruppo per poi arrivare in fondo al campionato. Io lì lo stesso l'avrei vinto. Christian doveva vincere il suo gruppo a Bistrica e in Croazia per fare il pari merito con me. Ma secondo me non c'era anno più giusto per farlo, perché a livello di gare di assoluti l'avevamo vinti alla pari, l'abbiamo vinto alla pari, quindi era giusto e meritato che portasse a casa anche lui questo titolo. Purtroppo la sua sfortuna è stata quella che la macchina ha letto un errore in centralina e non si è riavviata perché c'era un allarme di pressione olio, e il tempo quando siamo lì sembra poco, cioè è poco, e passa più veloce ancora. E non ce l'ha fatta a farlo ripartire, e purtroppo ha perso la gara, ha perso il campionato. Bene, mentre tu parli, nel montaggio metterò sicuramente le immagini, che poi dopo è bello vedere che lui partecipa con te alla bicchierata che avete fatto in Slovenia per quello che è il discorso della tua investitura. Nel frattempo devo dire che tu hai fatto una cosa molto carina e di cui faccio una piccola parentesi. Tu sul casco hai il nome di una Onlus, sì. La Forste. Sì. Ecco, vuoi dire ai nostri telespettatori che cos'è e che cosa abbiamo architettato di fare anche per cercare di dare una mano a questa associazione? Sì, la Forste è un'associazione che è stata creata da Cristina, che era la madre di Stefano, era un ragazzo che ha avuto dei problemi al cuore, e da lì loro hanno fatto su questa associazione per cercare di aiutare un reparto dell'ospedale di bambini che hanno questi problemi, e cerchiamo di... loro fanno delle grandi manifestazioni e tirano su dei soldini per dare a questo reparto, e anche io cerco di sponsorizzare al massimo e far conoscere l'associazione per aiutare il più possibile. Dunque, la cosa che vi dico ora è, ovviamente, come spesso succede fra i campioni, non è certamente il primo Simone, è stata fatta una t-shirt commemorativa di questi 10 titoli, anche perché attualmente Simone Fagioli è la persona, è l'unico ad aver vinto 10 titoli europei, e come tale c'è questa t-shirt con la sua immagine e la sua effigie. Abbiamo pensato, per fare un'azione sociale e soprattutto di solidarietà, di metterne in palio un certo numero che vi verranno consegnate con l'autografo di Simone, e come tale questo discorso permetterà a questa associazione di poter ricavare dei fondi che poi saranno devoluti per appunto il bene positivo che fa questa associazione nei confronti di questi bimbi che sono meno fortunati di altri. La condizione è molto semplice, credo che sia giusto che campioni e personaggi del tipo di Simone diano una mano laddove c'è bisogno, perché effettivamente lo sportivo spesso riesce con la propria immagine, la propria figura e le proprie azioni a fare qualcosa in più e permettere che la divulgazione di questi messaggi tocchi più il cuore di noi italiani, di noi sportivi, che su queste cose siamo sempre pronti a dare una mano a chi è stato un po' meno fortunato di noi. Chiusa la parentesi di questo discorso, quest'anno è stato scritto anche su il famoso settimanale leader in Italia di automobilismo sportivo, la Bibbia, come la chiamo io, che tu hai un sogno nel cassetto, quella di andare a fare quella leggendaria gara in America, la Pikes Peak. Ecco, rimane solo un discorso di un sogno, oppure spiegaci tu, perché una volta mi hai detto così mentre si parlava che per fare quella gara praticamente c'è da lavorare un anno quasi. Eh sì,
c'è da lavorare un anno, è un investimento grande perché bisogna fare una macchina apposta, non è che posso prendere la mia macchina e andare lì, perché lì ci sono, c'è un'altitudine molto alta e manca l'ossigeno, quindi sicuramente ci vuole una macchina turbo. E bisogna fare uno sponsor, un budget adeguato per riuscire ad affrontarla. Sicuramente parlerò con la Norma, che è la casa dello Sterenzi, perché il discorso è che manca l'aria, manca per l'aerodinamica, manca per i freni, manca per il motore, quindi un nuovo prototipo assolutamente. E vedremo se riusciremo a colmare questo sogno, dai. I sogni sono belli, perché come la passione, poche frasi, il buon commendatore di Maranello, ma di domenica, dove la Ferrari sta piangendo lacrime amare perché suonare, sì, salutare, sì, e dire buongiorno, perché adesso 28 punti da recuperare sono troppi. Non sono pochi, però sai, le gare... È vero. Sì, io... Farai qualche altra apparizione? Sì, dovrei essere alla Pedavena Croce Daune, l'ultima tappa del campionato italiano. Anche lì cominciamo già a lavorare per l'anno prossimo sugli sviluppi, insieme a Pirelli e insieme alla Norma, perché bisogna già cominciare a pensare al 2019, che in un attimo arriva, e sicuramente ai livelli dove siamo adesso di competizione non ci si può fermare, bisogna lavorare e cercare di fare un passettino avanti tutti insieme. Quindi queste ultime gare ci devono servire per fare un passo avanti per l'anno prossimo. Quindi ancora questa gara, e poi dopo, ecco, nel periodo invernale, quando i motori sono fermi, eccetera, c'è solo un grande lavoro di officina, di progettazione, di pensieri nel fare qualcosa, oppure si va con dei precisi indirizzi? No. Oltre ovviamente a fare le feste per... Ricordo, mi hai gentilmente invitato l'anno scorso ed è stata una cosa che mi ha colpito, perché effettivamente era una festa a livello familiare ma molto molto ingrandita. Quindi è stata una mia prima volta e devo dire che mi ha favorevolmente colpito. Però ecco, la gente poi si fa tutte queste domande, ma nel periodo d'inverno cosa fanno? A parte, riallacciare i contatti con gli sponsor, fare presenze... Si programma, si lavora, si cerca di trovare la direzione per lavorare sull'auto, capire già che modifiche fare per l'anno dopo, fare le modifiche, fare uno sviluppo, provare il motore, c'è da lavorare. Sono 3-4 mesi che passano velocemente, quindi anche se sembrano lunghi per chi aspetta le gare, per gli appassionati, per noi volano, quindi... Bisogna già mettersi a testa bassa ora per cercare di far bene l'anno prossimo. E per finire, due domandine secche di gossip. Cosa ti ha detto tuo padre e cosa ti ha detto Beatrice, tua moglie? No, niente. Mio padre era contento, dai, era felice, perché è stato un grande successo. Lui e la mia mamma mi seguono tutte le gare, sono i miei primi sostenitori. Lui è colui che mi ha attaccato la passione per le gare. E li devo ringraziare di cuore, perché senza di loro tutto questo sarebbe stato impossibile. Questo è vero. Invece con Beatrice, nell'intimo della vostra casa, siete tranquilli. La Bea è troppo forte, anche lei per me cura tutto il discorso della comunicazione, della logistica, quindi anche lei è una pedina fondamentale. E meno male, ho trovato anche la Bea che mi aiuta tanto, perché purtroppo per noi sportivi, piloti, che stiamo tanto via da casa in questo modo, se c'è delle persone che ti seguono, che hanno anche la tua stessa passione, è importante. E per fortuna ho trovato lei, che c'è la mia stessa passione, quindi la devo ringraziare. E con i saluti e i ringraziamenti di Simone alla sua famiglia, che è il primo nucleo, il nucleo forte da cui è nata tutto quanto la sua passione. Noi ringraziamo Simone di aver accolto il nostro invito qua da noi. Non si dice nulla, perché in questi casi praticamente esiste e ognuno di noi è scaramantico a modo suo, però ripeto, lo ringraziamo, gli facciamo i migliori auguri per tutti i suoi titoli, e che dire, un altro anno ci sarà e forse Simone Fagioli tornerà a trovarci. Grazie Simone. Grazie a tutti voi, a presto. Buona serata. Ciao.